Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, allora, come avete letto dal titolo, oggi vado a fare un video molto speciale e particolare, perché in verità questo video me lo state chiedendo da almeno anche un anno, a dire la verità. Però io adesso lo faccio. Che brava Yolanda. Allora, oggi vado a fare l'aquarium slime, ossia lo slime acquario. E cosa ho comprato appositamente? Ho comprato questa, che sarebbe una vaschetta di pesci. Ho comprato questi, che sono dei pesciolini finti, che andremo a mettere all'interno della nostra vaschetta. Lo slime lo faremo con la colla della Primo, così, con la colla della Primo trasparente, che è questa qua, perché guardate, è super iper mega trasparente, super iper mega clear. E quindi la vado a fare con questa colla. In più all'interno metteremo delle altre cose. Oggi vi mostro quindi come fare anche lo slime trasparente, lo slime clear. Allora, siete pronti? Iniziamo. Io penso di andare a mettere anche delle fishbowl all'interno, forse di glitter o qualcosa. Adesso vediamo un pochettino, perché non ho comprato altro, cioè nel senso non ho comprato le pietrine trasparenti, però vabbè, pazienza. Allora, adesso cosa facciamo? Vi abbasso la telecamera e facciamo questo slime. Allora, eccoci qua, proprio all'interno dell'acquario lo vado a fare. Questo acquario l'ho comprato appositamente dai cinesini. Allora, inizio a mettere tutta la mia colla. Ragazzi, come potete vedere, è stra iper mega clear la colla, è proprio super iper mega trasparente. Quindi io spero vivamente, spero bene che lo slime venga. Allora, siccome non è tantissima, questa colla qui me l'ha regalata Daniele, ne vado a mettere altra. Facciamo 1,5 kg di slime, 1,5 kg di colla, per fare questo aquarium slime. Questo slime verrà fatto in varie parti, perché lo slime bisogna aspettare che diventi trasparente. Allora, adesso bisogna prendere del colorante. Io vado a mescolare con la parte di dietro della spatola, così. Adesso bisogna prendere del colorante. Io vado a prendere il colorante alimentare, ovviamente azzurro. Eccoci qua, metto una sola goccina e ho mescolato in modo da rendere il tutto non troppo azzurro, ma neanche troppo trasparente. Adesso dentro, cioè, ragazzi, io non posso lasciare il tutto così. A me piace mettere ovviamente dei glitter. E questi qua, come se fossero tipo delle scaglie di pesciolino, tipo, oppure questi qua che sono ancora più spessi, proprio scaglie, no? Questi qua mi piacciono tantissimo. E li vado a mescolare nella mia colla. Allora, io qua dentro, già all'interno, vado a mettere le mie fishbowl, che servono proprio come pietrine per gli acquari. Vado a mettere queste trasparenti e ne vado a mettere un paio anche azzurre. Non tanto. E finisco di mescolare. Allora, dopo aver fatto ciò, vedete? A me piace tantissimo. Wow, raga, mamma mia, bellissimo. Adoro. Fantastico. Così sarebbe meraviglioso. Allora, vado a prendere il mio acido borico ed inizio a metterlo gradualmente all'interno della colla, vedete qua, e inizio a mescolare. Purtroppo questa qui ovviamente adesso si addenserà e perderà la sua trasparenza e dovrà assestarsi, visto che ne è tantissimo, purtroppo dovrà assestarsi per almeno una settimana. Ragazzi, ebbene sì, purtroppo sì. Vedete come sta diventando? Allora, il segreto per far venire un buon slime trasparente è ovviamente la colla. Ragazzi, la colla deve essere buona, perché altrimenti lo slime trasparente non viene. La colla, questa qui della Primo, la trovate su Amazon. Vi ripeto, perché altrimenti lo slime veramente non viene, cioè non viene trasparente come questa, ragazzi. Verrà sempre opaco e non avrà quella trasparenza che molti volete. Allora, io inizio a mescolare con le mani.
Ok ragazzi, allora ho addensato il mio slime ed eccolo qua, vedete? E come potete vedere praticamente ha perso tutta la trasparenza. Mo si deve solamente assestare, guardate qua. Mo bisogna aspettare, raga. Adesso bisogna solamente aspettare, avere tanta pazienza, mettere lo slime dentro ad un contenitore con coperchio e aspettare. Ragazzi, almeno vi dico almeno una settimana, perché siccome ne è veramente tanto, bisogna aspettare un bel po'. Quindi abbiate pazienza, abbiate fiducia. Dopo aver addensato il vostro slime, mettetelo in un contenitore. Vi consiglio più che altro un contenitore grande, molto grande, e oppure alto, tipo come questo, che lo slime, vi ripeto, deve essere la colla buona, altrimenti lo slime si indurisce. Quando io faccio lo slime, che voi vedete quella crosticina sopra, la crosticina sopra è molto 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 morbida, perché è la colla che è buona, vi ripeto. Quindi se la colla è buona, lo slime non si indurisce. Allora, adesso questo qui lo faccio riposare e noi ci vediamo quando lo slime appunto è pronto. Allora cuoricini, rieccomi tornata. Allora, dopo un sacco di tempo, sono passate 2 settimane, infatti cambio di maglia, cambio di tutto, perché ovviamente voi avete visto solo la procedura. E lo slime è venuto, guardate qua che bello, cioè mi si può, non so se mi vedete, ma mi si può vedere attraverso, io vi vedo, mi si può vedere ed è stra iper mega bellissimo. Solo che l'ho tolto da questo, dal suo contenitore originale, perché aveva i buchi e quindi lo slime mi si seccava. Allora, quindi adesso lo andiamo a rimettere nel contenitore originale. Wow! No ragazzi, ma io adoro, oddio è bellissimo, voi non potete capire quanto sia clear, raga, guardate qua che bello, clear, super clear, è bellissimo ragazzi. Allora, è proprio la consistenza stupenda che io amo e stra adoro, è proprio bello, cioè, oddio quanto è bello. Allora, vado a prendere adesso i pesciolini. Vediamo se si vedono. Oh mio Dio, oddio, bellissimo. Ok, fantastico. OMG. OMG. Adesso però, mannaggia la miseriaccia, perché adesso mo si vedono tutte le bolle, mannaggia, perché quello è il problema, perché siccome non sto qua dentro, ovviamente non è diventato clear qua dentro, e mo si sono formate tutte le bollicine, mannaggia. Vabbè, io sto andando a mettere tutti i pesciolini. Vabbè dai, è più realistico. Comunque, questo slime poi lo andrò a vendere all'interno dello shop e metterò all'interno di ogni slime i pesciolini, non vi preoccupate. Oh, bellissimo. Oddio, è fantastico. Oh mio Dio, bellissimo. Oddio, ok. Allora, ecco qua. Io adoro da morire. Fantastico. Forse adesso si vede meglio, guardate, ci sono tutti i pesciolini, ma non si vede bene perché, mannaggia, mettendolo qua dentro lo slime è diventato poco trasparente. Però, raga, cioè, lo slime è stra iper mega clear, non so se lo vedete, ma è bellissimo, spero che voi vediate. Io sono molto soddisfatta del risultato, perché sembra proprio un acquario e sembra proprio acqua vera. Cioè è proprio bella, cioè è proprio bello, 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 mi piace da morire. Bellissimo, l'adoro. Super, iper, mega bello. Fantastico, si romperà, no?
Che carino! Guardate che bello, è troppo bello. Ah, sì, mi vedete anche con le unghie. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, che questo slime vi sia piaciuto, lo metterò poi in vendita prossimamente nel mio shop. E allora, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Vi ricordo le nuove date di firmacopie, ve le lascio qui da qualche parte. Vi ricordo il nuovo libro Magic You. Mi raccomando, vi lascio sotto in descrizione il link di IBS per acquistare il libro già autografato da me e con il mio timbro, oppure il link di Amazon, mi raccomando. Io vi mando un bacione, un abbraccio, ci vediamo più tardi alle ore 18 e domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Bye bye!